Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio di approfondimento notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Ha parlato di importanza di fonti di approvvigionamento alternativo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito alla possibile crisi energetica innestata dalla guerra in Ucraina. Non ne possiamo essere dipendenti per il 45% da un unico paese, ha detto Fedriga. Dobbiamo avere il coraggio di avere fonti di approvvigionamento energetico nazionali. Sentiamo. Penso che noi dobbiamo fare un lavoro importantissimo per fonti di approvvigionamento alternativo, sia quindi differenziare oltretutto non soltanto in questa situazione contingente, ma in generale non possiamo essere dipendenti per il 45% da un unico paese. Penso che dobbiamo avere il coraggio anche di avere fonti di approvvigionamento energetico e di gas nazionali. Penso prima di tutto all'estrazione del gas dal Mar Adriatico, che ha avuto un blocco negli anni per scelte di carattere politico, quando al contempo altri paesi che affacciano sull'Adriatico fanno questa estrazione. Quindi ci prendiamo sia la parte ambientale, ma non ci prendiamo i vantaggi di approvvigionamento energetico per il nostro paese. Ma io voglio ricordare che per quanto riguarda il nucleare, delle sperimentazioni che alcuni pensavano impossibili da portare a termine, come quelle della fusione avvenuta in Inghilterra, cambiano ovviamente da qui ai prossimi anni, ma totalmente la prospettiva dell'utilizzo del nucleare. Vuol dire un nucleare che dà una grande risposta energetica e non produce scorie. Vediamo come vanno avanti queste sperimentazioni, ma chiudere ideologicamente a qualsiasi prospettiva sul nucleare, indipendentemente da quanto la scienza ci può mettere a disposizione, penso sia sbagliato. Valutiamo rispetto alle risultanze che avremo. Grazie. Invece, Presidente, per quanto riguarda i rigassificatori? Rigassificatori, io sono favorevole ai rigassificatori, dipende dove si fanno i rigassificatori, anche qua. Non può essere sempre una battaglia di fazione o di tifoserie, sia rigassificatore non rigassificatore. Dipende dove lo si fa e come lo si fa. Per esempio sui rigassificatori offshore penso che siano delle strade più percorribili, perché sono distanti quindi più sicure, hanno bassissimo impatto ambientale e paesaggistico, a differenza di quelli a terra come quello che voleva essere fatto a Trieste, dove in realtà aveva anche un grave impatto economico, bloccando in parte l'attività portuale. Il vice governatore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi ha visitato con Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il punto neve a Ugovizza, trasformato in un presidio di primo arrivo per i profughi ucraini, dove gli uomini della polizia effettuano i primi controlli e nel quale sono presenti anche gli operatori dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Sentiamo Riccardo Riccardi. Vicepresidente Riccardi, oggi questa riunione con il capo di Dipartimento Curcio, tema i profughi ucraini, quali le criticità emerse? Beh, c'è un sistema in evoluzione che ha l'incertezza ovviamente dell'andamento del conflitto, perché soltanto con l'andamento del conflitto bisogna capire se le oltre 80.000 persone che sono arrivate in Italia potranno aumentare oppure no. C'è un problema di registrazione delle persone tra registrate effettivamente arrivate, registrate alle nostre questure in termini di identificazione e registrate all'anagrafe sanitaria. Poi c'è la tenuta del sistema di accoglienza, noi oggi stiamo utilizzando il sistema di accoglienza straordinario che fa capo alle prefetture e ai comuni, è evidente che stiamo andando anche verso la stagione calda, quindi il sovrapporsi di eventuali aumenti di flussi alla rotta balcanica metterebbe in sofferenza questo sistema che va ampliato in termini temporanei. Ma è chiaro che noi non possiamo pensare al luogo nel quale vengono ospitate le persone, tra l'altro persone con condizioni completamente diverse, perché la rotta balcanica ha delle figure, mentre il soggetto che arriva dall'Ucraina prevalentemente riguarda donne e minori piccoli, quindi noi che possiamo fare delle commistioni rispetto a questo. Dietro a questo il bisogno sanitario, l'elemento della scuola, il tema del lavoro, la mediazione culturale e tutte quelle misure che il governo ha varato che sono a beneficio del profugo gestite dai prefetti. Quindi complessivamente questo è il quadro della situazione. Adesso noi proseguiremo anche per andare a vedere i nostri confini, che naturalmente restano i punti nei quali almeno la prima accoglienza deve essere garantita. Quindi noi abbiamo dato il nostro contributo, che è stato espresso dai sindaci, dai prefetti, che complessivamente hanno raccontato la loro esperienza
al capo del Dipartimento e al prefetto Ferrandino, che è colui che si occupa per conto del Ministero degli Interni dei minori non accompagnati. Due domande al volo: qual è la stima al momento di coloro che sono fermati in regione? Dovrebbe essere sopra le 3.000. E la seconda domanda è: si creano praticamente due tipi di accoglienza in parallelo, rotta balcanica forse nei centri di accoglienza straordinari e invece gli altri in quella diffusa? Allora, il dato in questo momento ad oggi registrato di presenti in regione sono circa 4.000. Degli 80.000 che sono arrivati. È evidente che noi siamo davanti a due fenomeni di accoglienza completamente diversa, perché la madre col bambino minore, molto piccolo tra l'altro, non ha nulla a che fare, non ci possiamo permettere una sovrapposizione di accoglienza, per questo va ordinata e dobbiamo tenere conto probabilmente che una parte di questo fenomeno deve essere trasferito da fuori di questa regione, perché evidentemente non possiamo pensare, immaginare di mettere insieme questi due fenomeni, che sono due fenomeni completamente diversi. Parliamo ora di scuola. Parola d'ordine: accorpare. Dagli uffici scolastici territoriali è partito l'input ai dirigenti di non attivare le classi prime elementari che non rispettino le norme di legge a livello di numeri. Con le iscrizioni alle primarie, che hanno fatto segnare 4.000 iscritti in meno in Friuli Venezia Giulia, e gli organici in attesa di nuovi rinforzi, la direttiva è quella di eliminare classi con meno di 15 bambini. Di conseguenza ogni comune dovrà studiare come razionalizzare i plessi e le aule. Un problema che un tempo riguardava le scuole di montagna, ma che è sempre più diffuso in tutta la regione. A confermare questa linea è Teresa Tassan Viol, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, che sottolinea come i dirigenti scolastici su questo tema siano stati richiamati all'ordine. Cambiamo argomento. A Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha preso parte alla presentazione del piano di assunzioni del personale per il nuovo A Better Tomorrow Innovation Hub, il polo di innovazione globale di BAT Italia, che aprirà nel capoluogo regionale. A breve la multinazionale garantirà un impiego per 150 persone. Si tratta del primo step di un percorso che porterà a 600 assunzioni dirette e fino a 2.100 persone inserite nell'indotto. Vediamo il servizio. Presentata la campagna di assunzioni da parte di BAT, un progetto che lei ha definito strategico per il Friuli Venezia Giulia. Beh, sicuramente l'hub europeo di una multinazionale come BAT, che sia in Friuli Venezia Giulia, a Trieste, è sicuramente una scelta importantissima per il nostro territorio, perché riguarda anche tutta la parte di ricerca, quindi si collega anche alle nostre realtà scientifiche. Dall'altro, opportunità occupazionali importantissime, a regime 600 anzi dipendenti nel diretto e 2.100 nell'indiretto, e in più voglio ricordare che tra tutti i posti in Europa che BAT poteva scegliere per insediare il proprio hub, ha scelto Friuli Venezia Giulia, ha scelto Trieste, quindi evidentemente anche la capacità di risposta al mondo produttivo che riusciamo a dare come sistema territoriale è sicuramente attrattivo per realtà importanti anche come BAT. I nostri servizi per l'impiego, che ringrazio, poi i centri per l'impiego, faranno proprio il lavoro di matching, di formazione, ma anche tutta quella parte necessaria al fine di promuovere insieme al territorio, quindi anche insieme ai comuni del territorio, l'opportunità di assunzione. Iniziamo adesso questo percorso che prevederà 150 assunzioni entro 12 mesi e poi circa 100 all'anno per arrivare appunto alle 600 di cui parlavo prima. Per quanto riguarda le assunzioni, esistono le misure che valgono per tutte le aziende del territorio, perché assume persone da più 6 mesi in stato di disoccupazione e hanno degli incentivi oltretutto proporzionali rispetto all'età e rispetto alla situazione. Per esempio, il massimo sono le madri con bambini piccoli, che hanno un contributo a fondo perduto più elevato rispetto ad altre categorie. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.